Colgo anche l'occasione per dire che bisogna avere anche la capacità di comprendere quello che le persone dicono. E per comprendere quello che le persone dicono, bisogna mettersi prima di tutto nella condizione di ascoltare realmente, di capire che cosa stanno dicendo veramente le persone. Perché se ci si chiude a riccio dentro di sé, quindi come genitore mi chiudo a riccio nelle mie convinzioni, o come insegnante mi chiudo a riccio nelle mie convinzioni, e vedo attacchi magari dove non ci sono, quindi io come genitore mi sento attaccato agli insegnanti e magari non è così. Oppure io come insegnante mi sento di tutelare i miei ragazzi al meglio, dovreste essere le persone più felici del mondo, perché se come insegnanti vi sentite bravi nel vostro lavoro, dovete essere assolutamente contenti di quello che fate e di quello che sentite. E non avete motivo di arrabbiarvi se arrivano delle critiche, ok? È quella l'enorme forza che una persona ha. Ed è legata alla capacità di ascoltare. Il vero segreto della comunicazione, il vero segreto nella relazione tra i genitori e gli insegnanti è ascoltarsi. Capire che dall'altra parte c'è una persona che ha un sentire, capire che da quest'altra parte c'è una persona che ha il proprio sentire, perché se ci chiudiamo dentro le nostre convinzioni, basta che guardiamo fuori dalla porta per capire con quanta facilità le persone litigano. Ok? E non ha senso litigare a causa, di un PDP o di un voto o di altro. Ok? E certo potete farlo vedere ai vostri figli questa cosa e potete anche capirne un'altra, urlare. Quindi se andate a scuola e alzate la voce, è un qualcosa di profondamente sbagliato. E quando qualcuno vi urla in faccia, è qualcosa di profondamente sbagliato. E tenete presente che purtroppo il mondo dei social è fatto anche di persone che urlano anche scrivendo. Avete mai visto quando le persone scrivono in stampatello, nei post, Urgente. commentano, è tutto in stampatello, che devono urlarti addosso il fatto che loro hanno delle ragioni diverse? Ecco, voi non dovete mai cadere in quel gioco lì. Dovete pensare al bene dei vostri figli e pensare che a volte il bene dei figli e il bene dei ragazzi è togliersi qualcosa di proprio per costruire un qualcosa che possa funzionare veramente. Questo è il vero segreto. E un altro vero segreto, ribadisco e lo dirò sempre, è la capacità di ascoltare senza filtri.